Siamo con Andrea Bartali, figlio del celebre campione Gino Bartali. È di pochi giorni la nomina appunto di Gino Bartali, giusto tra le nazioni, per aver aiutato e salvato centinaia di ebrei in Italia dalla persecuzione nazista. Come ci è riuscito? Ci è riuscito per quell'impegno che lui ha fatto durante la guerra. Ci è riuscito un pochettino tardi perché mi hanno detto alla comunità ebraica di Firenze, se papà avesse parlato prima, quest'ora era da anni che avrebbe ricevuto questo premio. Però papà non diceva niente, perché? Perché il bene si fa ma non si dice, perché se lo dici è segno che vuoi speculare sulle disgrazie, sui dolori degli altri. E quindi niente, il bene si fa ma non si dice. È una cosa molto personale, è una cosa che ti è nell'animo, è una cosa tua che non hai bisogno di condividere con nessuno. E quindi questo è il mio desiderio, che mi rimanga nel mio cuore, l'ho fatto volentieri, mi è piaciuto, ho salvato delle persone, ma l'ho fatto proprio per quel senso di generosità che dovrebbe essere lo sport, ma soprattutto il ciclismo.